Originario di Acireale, ma con lunga esperienza maturata nel nord Italia, il nuovo questore dell'Aquila, Orazio Danna, si presenta alla città. Un ritorno molto gradito il suo in Abruzzo, ha già lavorato a Chieti, conosce bene il popolo abruzzese, il suo legame con la regione non si è mai interrotto in realtà. Ho imparato a conoscerlo, l'Abruzzo, e ad apprezzarlo durante il biennio di mandato questorile a Chieti, e che mi ha consentito anche di avere dei contatti con la città di L'Aquila, che allora era fortemente ferita dal terremoto che risaliva a pochissimi anni prima. Tornando ieri in questa città ho avuto un'impressione favorevole, nel senso che sono stati fatti dei passi avanti sul piano della ricostruzione, ci sono molti cantieri, ci sono molte gru che popolano il panorama, e questo non può che ispirare fiducia in un futuro più florido. Ci sarà una continuità con il lavoro del suo predecessore. Mi piace arrivare in punta di piedi, ha fatto capire il questore. L'Aquila è una città bellissima, vedo la ricostruzione che avanza. Di certo qui è stato fatto un buon lavoro, ha detto, essendo una città che fa crescere gli appetiti della malavita, visto che c'è una ricostruzione in corso, per cui l'attenzione va mantenuta sempre alta. Naturalmente c'è un'attenzione da parte del Dipartimento a questi fenomeni che riguardano l'intero territorio nazionale, fermo restando che poi ogni contesto bilancia le proprie risorse e le indirizza verso i risultati più specifici di cui il territorio ha bisogno. Franco Gabrielli, attuale capo della polizia ed ex prefetto dell'Aquila, ha parlato con lui di questa città e non è escluso che a brevissimo giro tornerà in visita. Il capo della polizia Franco Gabrielli, che conosce bene questo territorio, che cosa gli ha raccontato dell'Aquila? Beh, il nostro capo della polizia è particolarmente attaccato a questo territorio, lui vi ha svolto, come sapete, funzioni di prefetto immediatamente dopo il terremoto e poi di direttore nazionale della protezione civile. Anche da capo della polizia resta attento, penso che fra non molto tempo potremmo avere anche una sua nuova visita.